Fabio Fox Vasto Basket Olimpia Campobasso era la partitissima della seconda giornata di ritorno nel campionato di Serie C, una finita con una vittoria dei padroni di casa, ma il Campobasso è sempre stato in partita. Sì, una vittoria meritata, diciamolo, da parte della, del Basto, che in fin dei conti a 360 gradi possiamo dare un giudizio positivo su, su questa squadra, ben allenata dal coach della Godenza. Nell'arco dei 40 minuti hanno giocato meglio, bisogna essere esperti a metterlo. Negli ultimi, a 3 minuti alla fine, nel giro di un minuto e mezzo, da meno 11 a meno 3, ci aveva creduto? Sì, per un attimo sì, poi la pallacanestro forse lo sa meglio di me, è ricca di emozioni e di episodi, a volte dei giocatori che forse sono superiori alla media ti riescono a portare in partita, però a volte ci sono degli errori, non si gioca di squadra, probabilmente in questo momento la nostra pecca è proprio quella, non giocare di squadra. Marisco ed Espinosa per il girone di ritorno e per centrare quale obiettivo? Quello dei playoff? Ma sicuramente questo, diciamo, il presidente ha fatto degli sforzi veramente notevoli, l'obiettivo è uno solo, l'Olimpia ha una storia, l'anno scorso si è retrocessi dalla C1, non si vogliono assolutamente disputare i playout, proviamo almeno a entrare nei playoff come settima, come ottava, però mi rendo conto che la strada è lunga e difficile. Claudio Capone, questa partita era molto molto attesa, era sicuramente il match clou di questa giornata, previsioni rispettate, gara tiratissima fino alla fine. Assolutamente sì, perché comunque il Campobasso ha avuto diverse difficoltà dall'inizio dell'anno e noi eravamo concentrati, avevamo comunque il giusto timore e il rispetto per questa squadra, perché comunque con l'arrivo di un paio di giocatori, anche se con l'assenza di Scotto, potevano darci fastidio, perché comunque i nuovi ingressi danno sempre un qualcosa in più alla squadra che li prende, però c'è da dire che la differenza probabilmente l'ha fatta la nostra coesione, il nostro gioco di squadra, una squadra che comunque sta sempre più crescendo e probabilmente loro, pur essendo una buona squadra, hanno dovuto pagare dazio davanti, diciamo, alla nostra compattezza. Sicuramente con il rientro di Scotto potranno prendersi qualche soddisfazione in più. Forse troppe palle mal gestite in attacco, ma una difesa quasi imperforabile. Sì, probabilmente forse rientro di Valerio ci ha dato quella carica in più per stare un po' più tranquilli, però è giustamente dopo un'assenza di due o tre partite anche lui doveva riprendere un po' confidenza con il campo, quindi ha cercato soprattutto di ritrovare un po' di condizione, questo lo abbiamo pagato un po' tutti nel gestire, come hai detto bene tu, certi momenti della partita, però la difesa è quella che alla fine comunque ci ha fatto tenere quella giusta tranquillità per portare i due punti a casa. In un minuto e mezzo 8-0 e gara riaperta, cosa è successo in quel momento? Allora, il basket è un problema mentale, ci sono quelle situazioni dove credi che hai dato lo strappo giusto e invece non è mai così, perché basta che la squadra avversaria fa un paio di canestri, poi basta giocare con eccellenza De Siate e Di Rosso e io mi sento il più felice del mondo, quindi le partite poi si portano a casa, perché ripeto, se hai la giusta forza mentale, quei piccoli strappi poi li ricuci, però ecco, in vista dei playoff credo che poi nei momenti importanti credo che la nostra esperienza eviterà anche questi cali di tensione. Avrai fatto chissà quante migliaia e migliaia di punti nella tua carriera, ma oggi ne hai fatto uno da tre, probabilmente unico. No, va bene, sono situazioni sempre diverse, poi insomma forse a 45 anni quasi uno ce l'ha nel DNA, come si dice. Hai aspettato il momento giusto, a fil di sirena, in tuffo. Sì, forse la prima volta che sono stato attento a guardare i secondi, di solito sono istintivo e non li guardo, stavolta c'è stato il tempo per preparare il tiro, quindi l'ho scagliato tranquillamente.